Siamo con Ciro Sannino, allenatore del Fusta l'Isola. Una gara difficilissima, si sapeva. Primo tempo forse si potevano sfruttare meglio le occasioni avute. Sicuramente, infatti io in quel momento della partita ho detto proprio ai ragazzi: sbagliamo troppo, probabilmente la prima occasione verremo puniti. E così è stato. Poi fatalità, siamo andati a riposo sull'1-0. Fatalità, al secondo tempo è capitata la stessa identica palla sui piedi di Lara, dell'1-0 loro, uguale, identica, solo che l'ha calciata fuori. Da lì ho capito che probabilmente oggi era una giornata. Tutta no, perché se devo analizzare la partita faccio i complimenti sicuramente alla Lodigiani per come ha giocato e per quello che ha messo in campo. Noi probabilmente questa lunga assenza, perché visto sabato scorso che abbiamo riposato, non avendo potuto giocare con la Torgiano, siamo stati fermi più di tutti durante la sosta natalizia. Quindi probabilmente avremmo pagato anche quello. Però noi sappiamo chi siamo. Sappiamo la strada che dobbiamo fare, sicuramente, non ci nascondiamo nella strada che adesso ci si è presentata davanti. Proveremo a farlo, poi sicuramente se non accadrà nulla vuol dire o che avremmo sbagliato qualcosa o che probabilmente sono stati più bravi gli altri, perché poi bisogna anche riconoscere i meriti degli altri a livello tecnico, tattico e fisico, insomma. Comunque, per quanto riguarda oggi, forse in effetti la differenza l'hanno fatta proprio i primi minuti della ripresa, perché voi vi siete mangiati quel grandissimo gol e dopo pochi minuti Rubai ha fatto prima un assist, poi un gol bellissimo, quindi è lì è stata la differenza. Sì, esatto. Probabilmente noi abbiamo lavorato anche perché sabato prossimo ci aspetta una partita importante di Coppa col Marcianise, fortunatamente in casa. Abbiamo lavorato perché purtroppo, oppure grazie al fatto che siamo passati per quanto riguarda la Coppa, giocheremo anche sabato. Quindi abbiamo lavorato con il preparatore atletico per prepararci al meglio in entrambi. Le cose, diciamo, però adesso oggi, se analizziamo, vedremo sicuramente tanti aspetti negativi. Io credo che noi non siamo quelli di oggi, però la stagione è ancora lunga, vedremo insomma più avanti cosa succede. Per quanto riguarda il campionato, invece prossimo è l'ATS, comunque c'è la possibilità di rialzare subito la testa. Sì, il 1º febbraio, dopo la partita di Coppa, andremo in Sardegna. Certo, questa sconfitta, visto il risultato, non ci fa bene sicuramente, però proviamo in settimana a rimetterci riga, a prepararci bene, che poi noi abbiamo sempre fatto. Probabilmente oggi è andato un po' tutto storto. Ci può stare, perché poi il bello del calcio è anche questo, non sempre. Chi magari gioca meglio nell'arco della partita vince, ma poi non dico che noi siamo stati più bravi, per carità. Oggi abbiamo avuto nel primo tempo sicuramente più occasioni, questo è evidente, non si può nascondere, però poi la differenza la fa chi è più bravo pure a metterla in porta. Chi oggi, per esempio, Giannone, per quanto riguarda loro, sicuramente si è comportato molto bene. Quando è così, c'è una legge che dice che devi perdere le partite e oggi noi ci meritiamo di perdere. Grazie mille.